raramente pubblico di domenica, ma oggi ho voluto fare un'eccezione perché domani è la Befana e quindi voglio preparare i befanini ed di conseguenza i biscotti dedicati a questa festa. E ci occorrono 250 g di farina di riso, un uovo intero per la pasta frolla ed un albume per cospargere i biscotti. Poi codette colorate, aroma all'arancia o alla vaniglia, 130 g di burro freddo, un cucchiaio di Baileys oppure rum o liquore strega, 100 g di zucchero di canna, 8 g di ammoniaca per dolci, che serve per renderli ancora più friabili. Se non la trovi, puoi sostituirla tranquillamente con il lievito per dolci, ed un pizzico di sale. All'interno del contenitore del frullatore verso la farina ed il burro tagliato a tocchetti. Ti ricordo che è ben freddo di frigorifero. Adesso lo andiamo a lavorare fino ad ottenere un composto sabbioso. Dopodiché inseriamo l'uovo, lo zucchero e degli altri ingredienti, quindi l'aroma, l'ammoniaca, che non è altro che bicarbonato ed altri agenti lievitanti. Il pizzico di sale lo mettiamo alla fine ed frulliamo fino ad ottenere un impasto in cui tutti gli ingredienti sono ben amalgamati. Quando otterrai una consistenza di questo tipo, andiamo ad inserire il pizzico di sale e lo andiamo a lavorare con le mani fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Mi raccomando, non deve essere lavorato troppo perché altrimenti rischia di surriscaldarsi. Quindi versiamo su un foglio di carta forno o sulla spianatoia e compattiamo il tutto. Come vedi, sono dei biscotti molto facili da fare, che però sono sicura faranno felici i tuoi bimbi domani, e ovviamente si possono preparare tutto l'anno. Volendo, puoi sostituire i 130 g di burro freddo con dell'olio di semi. La ricetta nasce con il burro, quindi mi sono voluta attenere. Ottenuto il panetto, ce lo dimentichiamo in frigorifero per un'ora, quindi lo lasciamo riposare avvolto dalla pellicola trasparente. Riprendiamo il nostro panetto, che ormai è ben freddo, e lo andiamo a stendere tra due foglie di carta forno. Dobbiamo ottenere uno spessore di circa 4 mm. A questo punto ho preriscaldato il forno a 180 gradi ed intanto formiamo i nostri biscotti con l'aiuto di alcune formine natalizie, e mi sono ricreata su un foglio di carta forno la forma di una calza, dato che non ho questo tipo di formina. L'appoggiamo sulla pasta frolla e con l'aiuto di un coltello ben affilato ci ricaviamo il biscotto. La pasta frolla è molto delicata, quindi il mio consiglio è di maneggiarla con cura. Poi ovviamente quella che eccede, pasta frolla, la andiamo di nuovo a lavorare. Come vedi, ho distribuito i biscotti su una teglia rivestita di carta forno ed adesso li vado a spennellare con l'albume leggermente sbattuto e vado a ricoprire con gli zuccherini. Vengono dei biscotti molto molto colorati. Sono dei biscotti perfetti anche per carnevale, dato che sono molto molto allegri. Dopodiché cuociamo nel forno a 180 gradi, come ho già detto, per circa 15 minuti. Devono leggermente dorarsi ma non bruciarsi. Proviamo come sono questi befanini. Guarda com'è venuto bene questa forma di calza e guarda com'è friabile. Cioè, tantissimo. In mille briciole proprio, perfetti da inzuppare con il latte a colazione e anche a merenda. Assaggio. Veramente perfetti, friabilissimi come ho già detto, e giusti di zucchero, non si sente la presenza del burro, piuttosto gli zuccherini ci danno quella nota in più e li rendono molto molto particolari. Il mio consiglio è quello di provarli. Non mi resta che augurarti una dolce Befana.